like move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, I fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. Better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Vi è piaciuta questa parmigiana in padella senza frittura? Antonio, l'estate è esplosa con tutto il suo colore, quindi se possiamo fare una ricetta senza accendere il forno, che ben venga. E poi, non so se hai notato, questa parmigiana non prevede la frittura ma melanzane grigliate. Quindi possiamo concedercela tutte le volte che vogliamo senza troppi sensi di colpa. Eccolo detta. È vero Mauro, insomma questa parmigiana ha mille virtù. Come avete visto ragazzi, noi abbiamo utilizzato per il ripieno del prosciutto cotto e delle fettine di mozzarella, ma mi pare chiaro che voi potete arricchirla e personalizzarla come più vi piace. Ad esempio potete sostituire il prosciutto cotto con della mortadella oppure fare come facciamo noi qui in Sicilia, mettere delle fettine di uova sode. Mamma mia Antonio, che bella idea, la prossima volta aggiungiamo delle fettine di uova sode. Ma vogliamo dire l'ultima cosa? E diciamola. Ecco, diciamola. Mi raccomando ragazzi, una volta pronta la parmigiana in padella, fatela riposare, raffreddare per almeno un'oretta, ecco, prima di affettarla e gustarla. Perché intanto prenderà sempre più sapore, si insaporirà per bene. E poi, così facendo, le fette verranno perfette senza squacquerequarsi tutte nel piatto, eccolo detta. Ben detto Mauro! Ok ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta, non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 visto in 55, se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Va bene Antonio!
spegniamo la telecamera, lasciamo i ragazzi alla scheda ingredienti e noi due andiamo a mangiare la nostra parmigiana in padella. Corriamo! Andiamo! Ciao ragazzi! Ciao! Step on our feet.